Per la stessa categoria continuiamo con il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno, diritto amministrativo, appalti e contratti pubblici. Questo premio va a Legal Team, per gli importanti incarichi rivestiti in qualità di consulente nelle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni offerte a operatori economici italiani e internazionali. La sua visione strategica e il bagaglio tecnico rendono Legal Team uno dei più importanti protagonisti del settore. E siamo pronti per il collegamento e starete a vedere che team, è il caso di dirlo. Io saluto da Roma l'avvocato Andrea Di Leo, co-founding partner Legal Team. Buonasera. Buonasera. Sempre da Roma, adesso vi saluto tutti, l'avvocato Aurora Donato, co-founding partner sempre naturalmente di Legal Team. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera all'avvocato Rosa Maria Berloco, co-founding partner. Buonasera. Buonasera. E buonasera all'avvocato Francesco Lanatà, partner Legal Team. Buonasera. Vado invece, cambiamo proprio posizione geografica, ad Altamura, dove saluto l'avvocato Pietro Falcicchio, co-founding partner. Buonasera anche a lei, avvocato. Buonasera, buonasera a lei. E ci trasferiamo adesso a Bari. Ah, non c'è, va bene, allora vediamo se poi dopo andremo anche a Bari, volevo fare un po' il giro dell'Italia, però insomma direi che abbiamo già preso due parti molto importanti. Allora, stavo dicendo che team si vede già anche da questo collegamento. Io chiedo subito all'avvocato Di Leo, visto che abbiamo ascoltato la motivazione che ha portato poi all'assegnazione del premio, si parla di visione strategica, quindi unisco le due domande, insomma un commento sul premio e qual è, insomma, come si fa ad avere una visione strategica in questo momento? Sicuramente abbastanza delicato. Buonasera, dottoressa. È sicuramente un momento particolare dove l'approccio strategico è quanto mai importante. Le difficoltà che si stanno generando nel mercato, tra gli operatori e anche la crisi della giustizia impongono a maggior ragione di vedere il contesto analizzandolo in maniera prospettica e suggerendo quindi agli operatori quelle che sono, come abbiamo fatto in questo periodo, le soluzioni che abbiano un respiro lungo, per così dire. Ecco, non possiamo più limitarci a una visione istantanea, ma dobbiamo guardare appunto in avanti e alle volte dobbiamo anche cercare di intuire quello che sta per accadere a livello legislativo. Esatto, bisogna essere quindi quanto più lungimiranti. Io invito anche gli altri colleghi insomma a parlare se reputano, insomma bisogna essere lungimiranti, un po' la parola chiave. Sì, assolutamente, diciamo, quello è quello che si cerca di fare. Noi siamo veramente, ci fa molto piacere questo rinnovato riconoscimento e soprattutto proprio in questo momento che appunto è così particolare anche per la nostra professione. Infatti, com'è cambiata la vostra professione? Altra micro domanda. Beh, in realtà quello che è accaduto, la situazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, non ci ha colto del tutto impreparati, perché non so, insomma, il nostro team nasce con una visione strategica in chiave digital per lo più, quindi noi ci siamo trovati pronti con quello che poi oggi il mercato richiede. Abbiamo deciso inoltre di essere presenti tutti qui oggi dalle diverse sedi, perché per noi il team è un valore fondamentale. Insomma, sì, esatto, questo si vede subito e poi l'ultima domanda a voi, poi andiamo anche ad Altamura, insomma, quindi questi collegamenti diventano ancora più strategici, no? Perché si va un po' a sondare il terreno ovunque, mi viene da dire, poi sicuramente ci sono anche altri aspetti positivi che se volete elencare io ascolto ben volentieri. Assolutamente, noi abbiamo sicuramente adoperato ogni strumento che la tecnologia offre in questa fase, ma non solo per comunicare tra noi dello studio e sentirci vicini, anche se eravamo poi geograficamente più lontani del solito, ma anche per comunicare con tutti gli operatori del settore e, come dicevano prima i colleghi, per mantenerli aggiornati e informati su tutte le importanti novità che poi il quadro normativo è in rapidissima evoluzione, anche proprio per quanto riguarda gli appalti pubblici negli ultimi mesi, insomma necessitava un tipo anche di comunicazione di questo tipo tramite social e tutti questi canali, insomma, che
che consentono tutti questi canali. Certo, ecco, restate lì perché poi torno da voi per un ultimo commento. Vado però ad Altamura dall'avvocato Falcicchio, a cui chiedo fondamentalmente sempre rispetto a questo modo di lavorare che ancora di più mette in risalto e incentiva le nuove tecnologie, no? Soprattutto perché voi naturalmente lavorate in Italia, ma anche lavorate con l'estero. Sì, e appunto in questo momento storico consentito di valorizzare anche quella che è stata sempre una linea strategica dello studio che ci ha consentito anche di raggiungere in maniera più agevole anche i nostri clienti internazionali e portare avanti ovviamente le necessità che loro avevano in questo difficile purtroppo momento storico. Ma questo siamo riusciti a concretizzarlo anche grazie al contributo fondamentale dei nostri collaboratori e soprattutto grazie ai nostri clienti che hanno continuamente rinnovato la fiducia nei nostri confronti. Ecco, mi hanno accontentata dalla regia perché sono riusciti anche a collegarsi con Bari, quindi saluto l'avvocato Francesco Paolo Visaggi, partner. Buongiorno, buonasera avvocato. Buonasera, mi sentite? Certamente, la sento molto bene, spero che anche lei possa sentirmi alla perfezione perché le chiedo anche a lei un commento su questo riconoscimento. I suoi colleghi che l'hanno preceduta hanno già naturalmente fatto un po' il punto sul periodo difficile, il periodo di chiusura, ma anche il periodo di ripartenza. Insomma, come collega tutto anche lei? Insomma, mi piacerebbe sentire anche la sua voce. Guardi, mi permetta solo di fare un ringraziamento. Senza ripetere quanto hanno detto i miei colleghi, un ringraziamento proprio a loro, a noi, perché questo modo di fare gli avvocati, questo modo di essere dei consulenti sempre attenti rende unico il nostro studio e anche il nostro legame è un plus importante. È un plus importante. Quindi, insomma, i rapporti, ecco, abbiamo aggiunto proprio un tassello ulteriore, i rapporti interpersonali, prima di tutto tra di voi, che poi vengono trasferiti anche ai clienti, questo è normale. E in questo periodo appunto di lockdown, come siete riusciti a mantenere i rapporti vivi con i vostri clienti, con chi si relaziona con voi? Prego, ancora lei? Sì, esatto, stavo guardando ancora lei, avvocato Visaggi. Sì, in questo periodo siamo stati molto presenti sui social con delle dirette, scrivendo sempre i nostri articoli in aggiornamento con questa fitta decretazione che c'è stata e anche tra di noi abbiamo organizzato delle videoconferenze, delle call per sapere anche come affrontarci in questo momento. La chiusura non solo dei tribunali, ma anche il fatto di essere costretti a rimanere in casa. Certo. Ecco, vado ancora dall'avvocato Falcicchio e poi torniamo invece a Roma anche su questo punto, perché poi, insomma, spesso qualcuno, non necessariamente del vostro settore, però si è lamentato della mancanza di contatto, però, insomma, credo che si possa ovviare adesso, no, con la ripartenza. Beh sì, per quanto risulti difficile oggi ripartire o meglio ritornare alla normalità, è un momento anche difficile per l'avvocatura tutta e stiamo cercando di non perderci l'animo, recuperando la nostra identità, il nostro ruolo sociale e costituzionale. E questo ci sta sempre più rincuorando e ci sta rendendo sempre più determinati in modo tale da ripartire come stiamo facendo verso un obiettivo comune che è sempre la tutela dei diritti dei nostri clienti e dei diritti delle persone. E questo è uno degli obiettivi e come dire, una vision e una missione del nostro team. Ottimo, allora torno da Roma con una domanda un po' conclusiva, ma che è stata fatta da più parti in questo periodo in cui tutto si è fermato. C'era un po' il timore che la giustizia stessa si potesse fermare. Cosa rispondete a chi chiede banalmente questa cosa, che però è tutto tranne che banale? Effettivamente il problema di una giustizia, di tribunali che si è fermati, si sono fermati, effettivamente è un problema per le imprese come per tutti gli operatori. Adesso sta a noi farla ripartire, sta a noi in qualche modo spingere queste istanze e andare avanti con nuovi strumenti,
perché con questa nuova normalità bisognerà conviverci e andare avanti senza pregiudicare i diritti delle persone e delle imprese, insomma. Ecco, sta a voi, e come, così almeno veramente arriviamo a conclusione, come pensate di farlo? Un compito importante, perché appunto riguarda i normali cittadini, intendo dire i singoli, ma le imprese, quindi tutto un mondo di imprese che ovviamente in questo momento si sente molto penalizzato, no? Proprio per quello che abbiamo vissuto. Da questo punto di vista sicuramente la consulenza è fondamentale. Chiaramente noi ci impegniamo moltissimo anche nel contenzioso, ma in una fase come questa, questa è proprio una fase in cui la consulenza preventiva su diciamo, tutti i settori, ma appunto in particolare anche con riferimento agli appalti che poi riguardano il riconoscimento che abbiamo ricevuto, diciamo, affiancare gli operatori in ogni fase della procedura di gara, ma anche dell'esecuzione, che pone una miriade di problemi in fasi come questa, con le competenze e il supporto che un avvocato, uno studio legale, un team di avvocati nel nostro caso può fornire, ecco, questo probabilmente è uno degli strumenti fondamentali in una fase come questa, in cui anche diciamo, la giustizia, quella delle aule, dei tribunali, magari rallenta. Beh, insomma, che dire, complimenti per il premio, anche perché abbiamo iniziato questo collegamento parlando di team, che poi emerge proprio anche già dal nome dello studio, e effettivamente si respira proprio questo spirito che vi porta a essere tutti collegati. Quindi io saluto ancora, vi elenco velocemente tutti: da Roma l'avvocato Di Leo, l'avvocato Donato, l'avvocato Berloco e l'avvocato Lanatà. Grazie per essere stati con me e ci risentiamo sicuramente in seguito. Saluto da Altamura l'avvocato Falcicchio, buonasera anche a lei, e da Bari l'avvocato Visaggi. Grazie a tutti. Buonasera, grazie. Grazie, grazie e complimenti. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo sempre con i Le Fonti Awards, restate con noi sulle Fonti TV.